Abbiamo con noi Enrico Ponsa, il Presidente del Consiglio dei Governatori. In questo momento che situazione c'è all'interno dei distretti? L'Italia è uno dei grandi multidistretti europei, uno dei più grandi, con i suoi 44.000 soci. Siamo molto attivi in tutte le città e stiamo perseguendo progetti di grandissima rilevanza, come la partecipazione massiccia all'Esposizione Universale di Milano e come la candidatura di Milano per la Convention del 2019. Stiamo anche combattendo una piccola deriva di numero di soci che in questi ultimi anni si sta un po' accelerando e ci dà qualche preoccupazione. E per questo abbiamo cominciato a svolgere una serie di seminari per sostenerne la nostra azione promozionale. I soci sono raggruppati in 1300 club e quindi immagini che c'è un grandissimo fervore perché ogni club ha decine di attività di servizio. Tutti quanti sanno che in Italia c'è il service per la donazione dei cani guida ai non vedenti, sanno che c'è un'attività per il libro parlato con i suoi audiolibri, sanno che c'è una grandissima raccolta occhiali di 250.000 occhiali usati, sanno che c'è una donazione delle corne di 300 corne all'anno. Quindi una quantità di servizi assolutamente rilevante e che ci dà una grande soddisfazione morale, perché la nostra unica retribuzione è proprio questa soddisfazione morale. All'assemblea d'autunno Lions distretto 108 IB1 abbiamo con noi la governatrice Letizia Ongaro. Ci dice qual è il punto della situazione di questa assemblea d'autunno? L'assemblea d'autunno è un momento in cui noi facciamo un po' un riassunto di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Il nostro anno parte al 1° luglio e ci mettiamo in moto per tutti i nuovi programmi, i nuovi progetti per realizzare anche quello che ci viene detto e consigliato a livello internazionale, ma è soprattutto anche il momento in cui si chiude l'annata precedente e si apre quella nuova con le approvazioni dei bilanci da parte dei soci e portiamo poi in votazione anche altri argomenti per i quali abbiamo bisogno l'adesione di tutti i soci. Oggi abbiamo avuto un argomento che era già stato presentato, sul quale abbiamo visioni diverse ed è stata fatta una votazione definitiva per cui non abbiamo aderito a un certo service che viene fatto nei paesi alpini. La verità è che noi Lions ci muoviamo su moltissimi fronti e ognuno di noi crede in determinate cose e nella massima libertà, nella massima liberalità e democrazia noi riusciamo a portare avanti tutti i progetti in cui crediamo, distretto per distretto e secondo la nostra sensibilità. Beh, l'assemblea dell'autunno è sempre un momento direi molto importante perché serve a fare un po', a gettare un po' le basi per tutta l'annata che si chiuderà, come sappiamo, il 30 giugno del prossimo anno. È il momento in cui cerchiamo di dare come assemblea quelli che sono gli indirizzi e gli stimoli che dovranno vederci e quindi operare ed essere attivi e partecipi sul territorio e sulla comunità con tutti i nostri service. Momento, come dicevo, importante, soprattutto in un momento ancora difficile come quello che stiamo vivendo nel nostro paese, ma dove diciamo la grande forza dei Lions è proprio quello, come dire, il coraggio di sognare, cioè il coraggio di sognare, dove però il sogno non è fine a se stesso, ma si deve tradurre in progetti concreti. E quindi noi cerchiamo di pensare, di sognare in grande per tradurre tutto in service importanti che incidano ed abbiano grande aiuto e valenza per il territorio e per tutti i suoi bisogni. Direi che questa assemblea si è rivelata particolarmente produttiva ed efficace, ogni socio ha potuto esprimere la sua opinione, il suo parere, anche magari non in conformità alle speranze del board, ma questa è la democrazia. E sono stati gettati, come dicevo, parecchi semi da parecchi relatori, speriamo questi semi germoglino e possano produrre delle service
significativi e importanti per la popolazione, per la comunità. Abbiamo visto anche molti relatori esprimersi su temi particolarmente interessati rivolti al sogno che la nostra governatrice vuole, e sogno che si deve però concretizzare poi in service attivi e operativi. Ma oggi abbiamo fatto il punto della situazione su GLT e comitati. GLT che già ha improntato un programma ben preciso di azione per tutti i Soci Lions, che riguarda appunto la leadership, e quindi il nostro passe governatore distrettuale Rosario Marretta ha mirato proprio sulla leadership, perché è fondamentale per noi Lions. E poi l'altro punto importante che ho toccato è stato il punto sui comitati, quanto che i comitati, come ho sempre detto, sono il fulcro e l'anima del nostro fare e dei servizi distrettuali. I comitati, che ho cercato di citarli un po' tutti, ma è chiaro che non si possono citare tutti con tutti i componenti, però uno dei più importanti, ad esempio, che ho citato, il primo, è stato L6IF, perché aiuta la nostra fondazione a raccogliere tanto denaro che proprio bisogna per tutte le necessità che i Lions hanno in campo mondiale. Ho citato Helen Keller perché è fondamentale nell'istruzione dei ragazzi nelle scuole, citando anche le parole magnifiche che ci hanno scritto. Ho citato anche il carattere importante dell'Europa, Antonio Lorenzano, che fa tanto per l'Europa e per fare in modo che i Lions siano in Europa. Ecco, diciamo che anche se non in questo momento non li cito tutti, però sono tutti i nostri figli, perché i comitati sono importanti perché fanno sviluppare il lionismo e danno quella forza e quella grandezza al Lions Club International. Oggi siamo in una bellissima struttura che riguarda il Politecnico di Milano e abbiamo con noi il prorettore Marco Bocciolone che ci parla di questa struttura. Innanzitutto ringrazio il Lions di aver chiesto a noi di ospitare questo importante loro evento autunnale. Il Politecnico di Milano è una struttura che ovviamente nasce a Milano, però è distribuita sui territori per trasferire più facilmente quello che sono le competenze in campo dell'ingegneria, dell'architettura e del design verso dei territori molto ricchi di imprenditorialità. E tra i 7 poli che ha il Politerritoriale, che è il Politecnico di Milano, uno dei più importanti è proprio quello di Lecco. Noi da Lecco siamo dal 1987, ma da quest'anno abbiamo questa struttura in cui oggi siamo ospitati, in cui ospitiamo questo evento. È una struttura dove ovviamente facciamo didattica, perché è la nostra mission più importante, ospitando sia corsi laurea primo livello sia corsi laurea magistrale, ma non solo. Questa struttura finalmente ha dei laboratori per fare ricerca nel campo della meccanica, dell'ingegneria civile e della fisica. Abbiamo con noi Luigi Colombo di Colombo Costruzioni, parliamo di questa struttura. Beh, questa struttura, noi come General Contratto abbiamo realizzato questo complesso, è un campus universitario del Politecnico di Lecco, Politecnico che è la sede di Lecco del Politecnico di Milano. È una struttura assolutamente molto avveniristica, perché è imperniata su tecnologie all'avanguardia, classe energetica massima, classica energetica, e soprattutto è imperniata alla formazione di questi nuovi ragazzi, di questi ragazzi che fanno questi corsi di ingegneria, qui c'è meccanica, c'è ingegneria edile costruttiva, gestionale, e devo dire che i ragazzi sono entusiasti di questa struttura. Devo dire che è una realtà molto importante per la città di Lecco, è una realtà molto importante per noi che siamo anche del Lion, e quindi naturalmente perché leghiamo anche il fatto di essere Lion con la formazione, e quindi lo studio è il futuro dello sviluppo della nostra area.